Qua a Taormina non c'erano scuole, c'era solo la scuola elementare e poi la scuola dei preti, dei salesiani, che avevano prima, seconda e terza medie. Cioè, dopo la scuola elementare c'erano queste tre classi che loro potevano, erano autorizzate a fare, ma molti non. Io, per esempio, ci sono andato un anno, poi non mi piaceva perché con i preti dovevo andare. Poi la mattina quando arrivava si doveva andare prima in chiesa, poi nell'aula, poi il pomeriggio doveva andare per fare il dopo scuola, in chiesa, insomma non mi garbizzava tanto. Poi c'era qualche prete che allungava le mani. Allora, insomma, gli ho detto a mio padre: papà, non ci voglio andare più a scuola dai salesiani. E così bisognava andare o a Giarre o ad Acireale o a Catania, dove c'erano le scuole, il nautico, il liceo scientifico, il liceo classico, le scuole magistrali, c'era tutto. Però dovevi fare l'abbonamento sul treno, abbonamento studente, che era poche lì, però il treno partiva la mattina dalla stazione alle 7 per essere a Catania alle 8:30. E quindi tu qua, partiva il treno alle 7, io mi alzavo, mio padre mi chiamava alle 5:30, dovevo fare colazione, mi dovevo lavare, vestire, poi scendere a piedi alla stazione o pioveva o c'era freddo, si doveva andare. Insomma, questo tragitto, specialmente diciamo, sul treno la mattina all'alba, e il ritorno era dopo l'una e mezza, il treno passava alle 3, quindi all'una e mezza finiva la scuola, poi andavamo alla stazione, giocavamo e aspettavamo, avevamo qualche cosa da mangiare, così, e poi c'era il treno di ritorno. E in questi frangenti sorgevano le prime amicizie, perché c'erano anche le ragazze che andavano a scuola la mattina e il ritorno. C'era qualche ragazza che la madre la accompagnava tutte le mattine a scuola col treno, poi aspettava, e quando usciva la prendeva e la portava a casa. Ma non tutte, erano una, due forse. E così c'era qualche amico, qualche amoruccio, qualche cosa. Mia mamma mi preparava un panino, qualche cosa da portare sul treno, ce lo rubavamo uno o l'altro. Allora io ho detto a mia mamma: non mi fare niente, non mi dare niente, dammi dei soldini che io me lo compro lì poi. E io non è che mi compravo poi il pane, me ne andavo in un bar e mi compravo delle clapfen piene di cioccolato o di crema, ma ne ho mangiate tante che poi mi è venuto uno sfogo tutto. Mia madre diceva: è la gioventù. Invece io penso che era anche questo mangiare disordinato. 3 anni col treno, avanti e indietro. La mattina mio padre mi alzava: Mario! Io mi alzavo, mi lavavo con quel freddo, specialmente d'inverno c'era freddo, mi lavavo come il gatto. Mi vestivo, mia mamma da sera prima mi preparava in un termos il caffè con un po' di latte, mi bevevo dal termos stesso, me lo bevevo, un pezzo di pane me lo mangiavo per strada e andavo di corso giù alla stazione. E molte volte il capo stazione, prima di far partire il treno, guardava sulla strada per
per vedere se c'erano ragazzi che correvano perché, e faceva ritardare qualche minuto il treno. La bambina c'erano solo le scuole elementari, quindi dalla prima c'era prima l'asilo che era gestito dal comune, asilo comunale che tempo fascismo, e poi d'estate faceva non mi ricordo più come si chiamava, insomma, al mare facevano una grande tenda e i bambini venivano alla colonia estiva, si chiamava. I ragazzi venivano portati lì e stavano lì, facevano il bagno, c'erano alcuni addetti a controllare. E poi gli preparavano pure qualcosa da mangiare, e poi dovevano dormire dopo il mare, si mangiava qualcosa, e poi dentro questa grande tenda, tutti a terra, cioè, si doveva dormire. Figurati se si dormiva, facevano un po' di chiasso, un po' punizioni così, di bastonate. Io non me ne ricordo. Nella scuola forse sì, il maestro talvolta dava qualche schiaffo, ma non proprio. I genitori sì, compreso mio padre, quando facevamo qualche cosa c'erano botte, ma botte sul serio. E io ero il più piccolo e, non, e me le, insomma, quello che riprendeva era sempre mio fratello, che era il più grande, perché mio padre gli diceva: tu devi stare attento anche a tuo fratello. E talvolta mio padre, mi ricordo, qualche volta lo legava in una sedia in farmacia, con la catena al piede, e doveva stare lì che la gente doveva vedere che lui era in punizione. In genere i genitori davano botte buone, almeno fino alla fine della guerra. Dopo la fine della guerra, piano piano è scomparso questo delle botte, qualche schiaffo, qualche cosa. Non mi ricordo, mi ricordo mia mamma, per esempio, che non dava mai. Una volta gli ha dato uno schiaffo a mio fratello perché l'ho incontrato sulla strada che fumava. E siccome lei non voleva che prendesse questo vizio, l'ha chiamato, gli ha dato uno schiaffo e ha detto: ho visto fumare, tu non devi fumare. Questo mi ricordo, casi eccezionali. E poi qualche volta la sera, d'estate, avevamo il permesso di andare in piazza a giocare con i compagni, però c'era preciso, tastativo l'ordine: alle 10 c'era la torre con l'orologio, alle 10 a casa. Qualche volta ce ne dimenticavamo il gioco, e allora mio padre veniva a prenderci. Allora, io mi ricordo che qualcuno a un certo punto dei compagni dice: ah, tuo papà sta venendo. Come dice, tuo papà sta venendo, capivamo che eravamo in. Allora, mio padre prendeva mio fratello da un orecchio e me dall'altro orecchio e ci portava fino a casa. Così il pubblico deve vedere che era stato. Questi sono ricordi. Ciao.